Siamo nella chiesa campestre di San Quirico, qui ad Ardauli, il cammino dei camminanti attorno al Lago Modeo con Don Emanuele, parroco quattro volte, compreso Ardauli. Ci dici qualcosa su questa chiesa, la festa? Allora, come sapete, perché sono alcune di Norbello, il culto dei Santi Quirico e Giurito è un culto che è stato, diciamo così, importato in Sardegna dai bizantini. Questa chiesa verosimilmente sorge su un antico tempietto, appunto bizantino, uno dei tanti templi bizantini costruiti appunto con la venuta in Sardegna dei monaci. Come potete vedere, per esempio, un impianto molto simile a quello dell'asilo penale che abbiamo visto. Sono veramente poche le differenze rispetto a quelle di San Basilio, per esempio. È molto diversa, come vedete, dal penale di San Nicola Sottile e anche dalla chiesa cimiteriale. L'impianto attuale risale al 1600 circa, come vedete in chiesa parrocchiale, che ci sono alcune parti molto, molto simili. Come potete vedere, anche questa chiesa ha subito dei rimaneggiamenti nel corso degli anni che hanno contribuito sia alla salvaguardia della struttura originaria dal punto di vista murario, ma come vedete non esiste più un cosiddetto altare maggiore, sono rimaste solo le mensole ed est è stato demolito a favore di mettere in risalto solo la nicchia che, come vedete, veramente di pregevole fattura scultorea. La festa dei Santi Quirico e Giurita, come già accennavo prima, tre volte all'anno: il lunedì dell'Angelo, poi il giorno della memoria proprio dei Santi Quirico e Giurita, se la memoria non mi inganna, il 15, se la memoria non mi inganna, il 15, e poi le novene d'estate, dal 16 di agosto fino al 20 e che si conclude con la festa. 9 giorni di festa senza sosta, quindi sarete graditi ospiti se l'anno prossimo, lo sarete state prossima, vorrete venire a Sebalun Furi e Ballo qui a San Quirico, perché una nota caratteristica molto positiva degli ardaulesi è quello di essere abbastanza festaioli, si impegnano parecchio, sia per San Quirico sia per i Santi Cosma e Damiano. Oltre chiaramente all'aspetto religioso, è importante sottolineare anche l'aspetto paesaggistico, come diceva prima Don Ignazio, perché è una vera e propria terrazza sul lago Como. Se poi c'è il tempo, vi invito a salire sulla parte alta di Ardauli, perché oggi, essendo la giornata limpida, si vede tutto il Golfo di Oristano, l'isola di Mar di Ventre, il porto industriale. Io quando scendo ad Ardauli vedo anche adesso tutto il Golfo di Oristano e la penisola di Sis. Se avete 2 minuti salite nella strada che porta da Ardauli a Nuvegu, perché veramente soprattutto sul calare della sera, bellissimi tramonti.